termine della partita, grande rammarico, no? Soprattutto dopo essere in vantaggio 3-0, non si sentirava in mezzo il gol. Beh, certo. Abbiamo fatto veramente un primo tempo, secondo me, con intensità forse mai vista. Veramente una partita che, tirando le somme, lascia rammarico, perché veramente nel secondo tempo non so perché, però la squadra non ha fatto la prestazione del primo tempo. E sì, l'espulsione di Avellino mi sembra forse un po' esagerata. Non è che vogliamo stare qui a piangere, però veramente con i cartellini mi sembra che spesso ci siano due pesi e due misure. Ho visto davanti ai miei occhi un giocatore dell'Acqua e Sapone dare dello scemo a 2 centimetri dall'arbitro e non venire nemmeno ammonito. Va bene, comunque ripeto, secondo me un po' di mea culpa dobbiamo farlo, perché nel secondo tempo abbiamo troppo, secondo me, tirato i remi in barca. Non so se sia ancora una questione atletica che ci stiamo portando avanti da un po' di tempo. Sicuramente non siamo brillanti come qualche settimana fa, però sicuramente i ragazzi ce l'hanno messa tutta in questo periodo, poi gli episodi fanno anche un po' la differenza. In questo momento sicuramente a noi non ci sta girando per il verso giusto. Proviamo a uscire un attimo dalla parte di oggi, andiamo per una cosa molto bella, ovvero il gemellaggio che hai fatto con la risponde del campionato di serie con un femminile. Sì, è una cosa che mi inorgoglisce veramente tanto, perché sono veramente contento già quando nascono realtà di calcio a 5 maschile, e soprattutto adesso vedere questo fenomeno che sta veramente crescendo tantissimo del calcio a 5 femminile. Quindi insomma fa onore a questa società che sta disputando al meglio un campionato di massima serie, quindi mi fa veramente piacere poterli invitare sempre qui al palazzetto. Stanno venendo a seguirci con affetto e questa è una cosa che mi fa veramente piacere. Capitano, insomma, è stata una grande partita, peccato solo per il risultato finale. Sì, ci stavamo nel primo tempo, poi peccato per come è andato nel secondo. Il vostro campionato invece come sta andando? Il nostro campionato riprenderà domenica, ci sarà la prima di ritorno e diciamo che dobbiamo prenderci quei punti persi nel girone di andata, quindi cerchiamo di mettercela tutta e di iniziarlo sicuramente con un altro spirito. Per la dirigenza cosa vuol dire questo gemellaggio? Per la dirigenza vuol dire molto, perché crediamo fortemente che Axel Latina e le Cinema di Spondi sono due società per le quali la maglia viene prima di tutto, e questo apre dei grandi scenari soprattutto a livello di promozione del calcio a 5 nel territorio pontino e non solo, perché ovviamente parliamo di due realtà consolidate a livello nazionale. Ovviamente vi troveremo presto qui al palazzetto. Questo di sicuro. Grazie per l'ospitalità.